Ma questo è un giorno meme, signori. Stiamo finalmente giocando a Bloodborne Kart, che però non si chiama così per motivi di copyright. Esatto, la creatrice del gioco l'ha dovuto ribattezzare Nightmare Kart, non sicuramente in maniera originale, ma questo era perché altrimenti 15 milioni di euro di multa. Il gioco, che tra l'altro è gratuito, ragazzi, potete trovarlo in rete, non vi mettiamo il link in descrizione perché non si sa mai, YouTube si incazza. Esatto, poi non è uno sponsor, esatto. Carità. Consta di varie modalità, per esempio c'è la campagna, free play e poi ci sono anche varie opzioni. Ora, free play io direi per giocare in due forse può essere utile, tra l'altro c'è anche free battle che magari vedremo dopo, però free race ci sono anche vari percorsi, sempre presi dall'universo di Bloodborne più o meno. Pazzesco. Io direi di fare questo, due giocatori, difficoltà dell'IA io direi normale per adesso. Perché dobbiamo fare un attimo pratica. Sì, e si può anche customizzare. Però comunque per adesso normale, facciamo conferma e ci sono anche vari personaggi più altri da sbloccare. Però intanto questo significa random. No, questo è random, non so se se ne sblocca. I Dreamwatchers, Erma, Onnette. Vabbè, io il cacciatore, via. Ready to race. E puoi scegliere pure i kart. Io faccio questo. A me non me l'ha fatto scegliere? È perché forse è solo per l'Hunter. Ah, ok, sì, sì. Io ho scelto l'Elite. Però la scelta della grafica PS1 a stile remake, cioè come se fosse appunto un remake al contrario. La grafica PS1 ha il suo fascino. A me piace tantissimo, oggi è diventato uno stile. Questo ragazzi, allora, da un meme è partito un gioco. Sì. Come si accelera con A, devi tenere premuto A, stiamo giocando con i controller di Xbox, sì. Su PC ovviamente. Io sono sopra o sotto? Sopra. Tu sei sopra. Giusto, io sono nell'Hunter. Allora, c'è pure il turbo. Che si fa col quadrato? Si drifta? Si drifta con L1 sostanzialmente. Perché ci sono gli oggetti alla Mario Kart. Quello sta correndo a piedi o cosa? Non L1 e R1. Ah, si può anche sparare. Porca miseria. Hai capito se spara? Sì, ma si può sparare come? Devo prendere l'oggetto adatto? Non ho capito questa cosa. Credo. Cristo, ma perché? Ma come si usano gli oggetti? Gli oggetti con... con R1 praticamente. R1, sì. Ma Cristiano Zanetti! Ah, ok, puoi fare anche i trick quando salti. Ovviamente c'è anche la terapatia e i trick, stavo dicendo, prima di cadere rovinosissimamente. Ecco. Beh, diciamo che la sensazione... Sì, comunque la pistola è uno degli oggetti. Ma cosa cazzo sbatte così? Allora, devo dire che quando sbatte è bruttissimo. Ma cosa... Perché hai implementato questa cosa? Programmatrice? Programmatrice? Vabbè, anzi, Raiden, insomma, fatto con 2000 lire probabilmente. Che poi, tra l'altro, io penso sia una programmatrice. Cioè, ho saputo che è una donna, però in realtà non ci avrà lavorato solo lei, da quello che ho capito, Non però, lo so. Ma non perché è una donna, Raiden. No, ovviamente non può averci lavorato solo lei. Oh, Raiden misogino, Yiki, Raiden mio padre. No, ragazzi, stavo dicendo genuinamente, non mi pare che ci abbia lavorato da sola, ma quasi. Ma tra l'altro ha fatto il remake di Bloodborne, me lo ricorda. Ma cosa? Posso dire una cosa? Il remake di Bloodborne era bellissimo. Sì, sì. No, volevo dire una cosa. Io ora sono ottava, ma prima ero prima di te. Cioè, questa cosa non si spiegava. Vabbè, queste sono cose anche Mario Kart, lo sappiamo che funziona così. Cosa? Sono esplosa! Queste scintille morta! Queste scintille... Come you died? Ma questa cosa è bellissima! Queste scintille bianche che ci sono, sono gli oggetti. Io prendo la molotov, cosa la lancia. Cosa stavi chiedendo, Midna? No, stavo dicendo semplicemente che è pazzesco che tu eri ultimo e io ero quarta prima, adesso invece no. Cristo, ma perché solo il fatto che ti passa davanti? È così raffazzonata sta cosa! Sì, non... È orribile! Ma poi un po' il kart mi copre parte del tracciato, quindi insomma, non lo so. No. Viene di... Allora, secondo me a livello di meme lo sforzo è stato carino, Sì, no, devo dire che meme è molto in gamba. Fantastico. È molto in gamba questo piccolo team di sviluppo che tra l'altro accetta delle donazioni, insomma, se qualora vogliate fargliele. Però secondo me questa cosa che sbatte, quindi quasi il giocatore muore. Gli oggetti li sto prendendo un po' a caso, ma siamo sicuri che l'intelligenza artificiale non sia super mega bravissimo? Siamo noi che siamo super mega scarsi. In effetti mi sta venendo il dubbio perché la scritta Molotov Mine è bruttissima. Cosa sto? Ether Vials. Ah, le fiale di etere. Non si capisce bene cosa. La trasfusione. Vabbè, i font li poteva fare un po' meglio. Sì, esatto, i font non lo so bene se sono molto. Siamo all'epoca PS1 perché ricordiamo, ragazzi, Bloodborne originariamente è uscito nel 2015 su PS1 in esclusiva. Ma quarto, ero terzo! Però ti dà la stessa sensazione di frustrazione di Mario Kart. Non l'ho visto. Mi sono ritrovata quinta. Ancora stai giocando? Ah! Cosa fai, Midna? Sto ancora giocando!
cosa fai, Midna? Senti, ma proviamo a vedere Free Battle, per favore, perché voglio capire di che cosa si tratta. C'è bagno di sangue, cattura la Insight. Però si è sbattuta, nel senso non è che si sia fatta troppi scrupoli a creare tutte queste modalità. Bravo! Proviamo Bloodbath, anche se la cosa della bestia mi interessava. Players 2 metti. Ecco, Players 2, sì, esattamente. Nemici... E poi si può giocare fino a 4 in locale. In locale, ovviamente per adesso online. E se togli nemici io contro di te? Va bene, facciamo 0 nemici. Ah, ecco, io sono quello di sopra. È una sorta di tutti contro tutti in modalità battaglia, quella dei palloncini di Mario Kart, Midna? Sì, esatto, è praticamente una cosa del genere. Qua sì che si deve, ma si deve driftare. Ma che figa, ma ci sono anche nemici, quindi bisogna uccidere? Sì, se vuoi sì. Anche nemici? Dosta. Anzi, si deve... fare più punti? Uno potrebbe dire, è divertente, ma potrebbe anche non dirlo. Non lo è tantissimo. No. Ho la pistola del cacciatore, dove sei? Ti devo sparare. Come ecco di? Ma la mira! Oh, t'ho preso! Ma non è vero. Sì che t'ho preso. T'ho preso, visto il sangue. Ah, mi hai preso? Visto il sangue? Sparata 516 a 497. Sai che sto vincendo di una manciata di punti? Ma non ho capito perché, cioè nel perché senso... noi ci stiamo cagando praticamente. Abbiamo fatto una manciata di puntini. L'uno, io ognuno sparo per i fatti propri. E tu con la sedia a rotelle è bellissimo. Sì, questo è fantastico. Quello il mio si è compenetrato. Risultati, next. No, direi basta. Risultati, ok, quali sono? Quali sono i risultati? Per i risultati, quelli, immagino. Dovrei aver vinto, ma siccome qua ha vinto lo sport, non te lo dice. Ma c'è una campagna, quindi io c'è vorrei pure capire una campagna, questo. Esatto. I Dream Watchers notano la tua presenza. Continua. I Dream Watchers non sembrano interessati alle ragioni che ti hanno spinto a visitare la città di Miralodia. I Dream Watchers ti offrono una delle chiavi misteriose. Scegliene una, rossa o gialla. Vabbè, devi scegliere le cose. Il kart. Ah, ragazzi, vi ricordo che per fare girare questo, noi stiamo giocando su una 4080. Su una nostalgia dell'epoca PS1. Ne hai abbastanza? Sì, tanto. Però sono contenta che i videogiochi sono siano contenta evoluti. Che i videogiochi siano evoluti, però sono anche un po' nostalgichino. Ah, ecco qua. No, vabbè, ma skippiamo il tutorial perché lo sappiamo sì, già. Sì, sì. Yes. Forse i quadratini che quadratoni che rimbalzellano sono anche troppi. Vabbè, come uno dei primi giochi PS1. Ah, ok, vai a vincere alcuni tracciati e... alcune gare. Alcune gare e ti sarà tutto, vabbè. Andiamo, va bene. Va bene, tanto sono che qua. Storia ti aspetti da un kart? Bloodborne kart, che in realtà è Nightmare kart, perché... Beh, alla fine è sempre una gara tra questi quattro. Sì, alla fine si la storia, alla fine è questa. E poi sapete che io in realtà non conosco bene l'origine del meme di Bloodborne kart, perché noi una volta l'abbiamo fatto in Dreams. Quindi vorrei capire quando è che è nata questa cosa, perché è diventata meme. Ma non si capisce bene che cosa ti stanno facendo. Sì, sì, no, infatti. Poi l'animazione... E cosa sto facendo io? Ah, sto sparando, per okay. Quando subisci danni. Ma guarda quanto gli sto sparando. È fastidiosissima. È veramente sì, molto fastidiosa quell'animazione. Sì, sì. Allora, la derapata, ragazzi, è un dito nell'ano. Ma poco fa hai detto è fatta bene. No, è fatta bene rispetto alle aspettative. Però è un dito nell'anuzzo. Rispetto alle aspettative di che? Ti levi? Ma... ma lo sai che tra un po' muori? Vai. Ma c'ho soltanto cose curative. No, praticamente hai lanciato una cosa a terra, se ci passano potresti passarci anche tu stesso, tipo la banana di Mario Kart. Potrebbe essere le gocce di sangue al posto della banana. Ho sparato. Però vedi, non ti dà l'invisibilità, cioè quando tu spari davanti, tu devi superarlo di lato perché ha ancora la concretezza, sì. Non ha quell'invisibilità che invece dovrebbe esserci dopo che tu spari a qualcuno, no? Perché in Mario Kart, per esempio, fanno un balzo, cioè si tolgono davanti. Questi giochi ti fanno capire quanto capolavoro sia Mario Kart. Ma questo... Sfoga, esplode, ma figa! Cioè, ha colpito te, sì, ma... vedi come si incastra, è lezzissimo! Rimane un gioco meme. Non è, ovviamente, non ha neanche l'intenzione di essere il capolavoro della vita. Ma ovviamente no, ma gli sta dicendo è questo. È un gioco però, meme. Però ha delle ingenuità che secondo me possono essere sistemate, questo voglio dire, no? Ecco, sono arrivato secondo, adesso sono arrivato secondo com'è, visto che non vado avanti, perché... Dove arrivare poi, infatti sta bestemmiandola. Non mi dispiace affatto come lavoro che è stato fatto. Belle anche le scene, le cose, ovviamente sì. Speravo che in realtà mi presentasse il testo e invece non saltasse. Ma vabbè. Comunque si procede al successivo race. A quel prezzo, cioè niente. Niente, cioè gratis. Tutto sommato è tanta roba.
E soprattutto è molto meme e devo dire di supportare tanto il lavoro di questa sviluppatrice che aveva anche fatto il remake di Bloodborne, che abbiamo giocato sempre su questo canale, lo trovate qui da qualche parte, probabilmente nell'end card finale. Ma quello era veramente bello. Era veramente bello perché è proprio un omaggio, questo è il meme. Nostalgia. Quello nostalgia. È l'omaggio. Sì, sì, nostalgia e meme, al di là di ingenuità anche clamorose che ci sono, ma con le quali non si vuole chiaramente mortificare no, il lavoro della sviluppatrice, anzi elogiare per quello che ha fatto, non per quello che eventualmente si può ancora correggere. E quindi se vi capita di scaricarlo, magari fategli una donazione su PayPal, sì. Quello che è, insomma, perché lei c'ha la donazione. Oh, se volete. Ciao. Alla prossima, grazie.